Conclusa la requisitoria al processo cosiddetto trattativa a Palermo, invocate le condanne tra gli altri di Mori e di Dell'Utri, il commiato di Di Matteo. Il processo sulla presunta trattativa tra Stato e mafia all'epoca delle stragi tra il 1992 e il 94 si svolge a Palermo, nell'aula bunker del Luciardone, innanzi alla Corte d'Assise presieduta dalla giudice Alfredo Montalto. Si sono svolte 201 udienze. Poi, lo scorso dicembre 2017, la Procura, tramite Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, ha iniziato la requisitoria seguita fino alla fine di gennaio. Adesso gli esiti. I magistrati inquirenti invocano 16 anni di carcere a carico del boss Leo Luca Bagarella, cognato di Totò Riina e unico corleonese storico in vita dopo la morte di Provenzano e Riina. Poi 15 anni per l'ex comandante del ROS dei Carabinieri, il generale Mario Mori, già a capo del servizio segreto civile. Poi 12 anni di carcere ciascuno per un altro mafioso, Nino Cina, e per altri due ex carabinieri in servizio alla Rossa, a cavallo del periodo di tempo incriminato, il generale Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno. E 12 anni anche per l'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, che attualmente sconta in carcere la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. E poi 6 anni per l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza. E poi nulla per Giovanni Brusca, perché con gli sconti di pena a favore dei collaboratori, il reato contestato, ossia minaccia e violenza a corpo politico dello Stato, sarebbe prescritto. E prescrizione sarebbe intervenuta anche per il reato contestato a Massimo Ciancimino, il concorso esterno alla mafia, perché risalente a non oltre il gennaio 1993. Però contro Ciancimino la procura pretende 5 anni di reclusione per calunnia a danno dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Secondo la tesi accusatoria, tra il 1992 e il 1994, alle stragi di Capaci, Via D'Amelio e agli attentati di Roma, Firenze e Milano sarebbe seguito il tentativo di interrompere tale escalation tramite il dialogo con la mafia. E così la strategia stragista di Cosa Nostra avrebbe ricattato lo Stato con la complicità di uomini dello Stato. La prossima settimana interverranno gli avvocati di parte civile e poi la settimana successiva i difensori degli imputati. La sentenza è attesa ad aprile. La conclusione della requisitoria sancisce anche la conclusione del servizio alla Procura di Palermo di Nino Di Matteo e di Francesco Del Bene, entrambi in carica alla Direzione Nazionale Antimafia. E Di Matteo, nel corso del proprio intervento, lo ha sottolineato così: con questa udienza termina l'applicazione per me e per il collega Del Bene. Già all'inizio di questa ultima inchiesta sapevo che avrei pagato un costo e credo di non essermi sbagliato. Hanno più volte affermato che siamo stati mossi da finalità eversive. Nessuno ci ha difeso, siamo rimasti isolati. Lo avevamo messo nel conto. Abbiamo agito solo per cercare la verità, nel rispetto delle leggi, rifuggendo ogni calcolo di opportunità. Controllo di legalità. Quasi come se si volesse esercitare un potere senza limiti.